da parte mia a questa operazione. Io ho vissuto questa esperienza diversi anni fa da assessore regionale e da commissario all'emergenza, quindi so benissimo di cosa si parla e quando si mettono in campo operazioni di questo genere bisogna solo applaudire, perché questa è una terra che ha vissuto e ha sulle spalle delle ferite drammatiche. Penso a tutto il tema delle ferite di Zigno provenienti da Crotone che hanno distrutto territori interi, non solo nella stessa città di Crotone, dove proprio l'altro giorno è iniziata una grande prima operazione di bonifica, ma anche in provincia di Cosenza, tra Cassano Jonio, Cerchiara di Calabria, dove ancora oggi si pagano i prezzi, anche in termini purtroppo di perdita di salute da parte dei cittadini. Quindi una grande operazione che va sottolineata positivamente. Quanto a noi come ARPACAL, noi svolgiamo una funzione che è di controllo e di monitoraggio soprattutto. E noi anche in questi ultimi mesi alcune operazioni che sono state portate a termine hanno visto anche la nostra agenzia protagonista di una grande, come dire, campagna di attenzione e di controllo molto molto rigorosa, perché non si può scherzare con la salute della gente e soprattutto vanno sicuramente assunti tutti i provvedimenti su chi aggredisce l'ambiente, su chi aggredisce questa nostra splendida terra di Calabria, della quale abbiamo il dovere tutti di restituire anche un'immagine quanto più positiva possibile. Si è sviluppata su tutto il territorio nazionale e che sostanzialmente lucrava attraverso traffici illeciti di rifiuti. È significativo la connessione con i roghi. Voi sapete che, ecco, forse in Calabria ancora non siamo forse coscienti di questo, ma chi vive la realtà del nord Italia sente sulla propria pelle quello che significano i roghi dei capannoni dove vengono stoccati più o meno abusivamente i rifiuti, che roghi che poi misteriosamente, ovvero capannoni che poi misteriosamente prendono fuoco, e misteriosamente ovviamente con tutte le dovute virgolette, per cui come dire, si è riusciti per la prima volta a comprendere le dinamiche che legano un nuovo fenomeno, che è quello dei roghi di questi capannoni, con un fenomeno che purtroppo dalla Terra dei Fuochi in avanti ormai conosciamo benissimo, è quello dell'interramento, il trattamento illecito, il trattamento illecito dei rifiuti, le organizzazioni criminali che si muovono dietro tutto questo. Quindi il nostro ovviamente lavoro come Arma dei Carabinieri è continuo, è incessante, per cui insomma noi siamo sul territorio, stiamo sul territorio a difesa di questo territorio e a difesa dei cittadini che hanno il diritto di vivere in un ambiente sano, di alimentarsi con cibi genuini, per cui noi parliamo sempre di agroambiente, cioè ormai è impensabile sostenere che il cibo con l'aria che respiriamo siano due momenti diversi. Ormai l'uomo ha diritto di vivere in un ambiente sano, di cibarsi di cibi genuini. Non a caso il dibattito di questi giorni sta portando alla ribalta la necessità di introdurre anche nella carta fondamentale, nella carta costituzionale, il concetto di ambiente. Voi sapete che ovviamente per i tempi in cui è stata partorita la Carta Costituzionale, la legge fondamentale non era ben chiaro il concetto di ambiente, mentre si parla di paesaggio, si parla di territorio, si parla di salute, articoli 9 e 31, ma di tutela di questi beni, ma non di ambiente. E oggi forse è il caso anche che si introduca come concetto cardine del nostro stare, essere collettività, essere comunità, anche il concetto di ambiente, di tutela dell'ambiente. Noi cerchiamo di mettercela tutta. E